Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il ritorno del topo della settimana dopo l'eccezionale salto della scorsa. Siamo vivi, non vi preoccupate, ma ci saranno degli importanti aggiornamenti questa settimana di domenica nell'update, che uscirà anche quello lì in maniera saltuaria, perché c'è una cosa molto importante di cui vi devo parlare, ma ne parleremo appunto domenica. Oggi è giorno di topo, è giorno di Siamo Serie numero 3514, che viene da solo a 3,20 euro o con la statuetta di Pippo, che vi mostrerò alla fine del video, al costo di 6,20 euro, quindi questo giochino vi costerà 3 euro, però a vederla così sembra carina, ma la vedremo dopo. Giriamoci e andiamo in postazione. Eccoci, lasciamo da parte la statuetta come avevo detto e andiamo all'indice, passando per Nelle Terre del Nuovo Mondo, la storia che ci viene anticipata sul topo a partire dal 12 aprile. E andiamo all'indice, appunto. Una papera in giallo di Sergio Baddino e Silvia Zic, che si prende la palma di storia migliore della settimana. Papero Gantino, commedia in due atti, primo e secondo atto, appunto. Molto carina, l'ho apprezzata e il cast dei paperi che parla romanaccio penso sia una cosa più unica che rara, quindi ve la consiglio assolutamente di leggerla questa. Paperino e l'amica Maca, carina, sembrava molto frivola, invece ha racchiuso un significato abbastanza profondo. Gli evaporati, 5 di 5, ricomparso. Un finale, secondo me, un pochino troppo banale. Ma appunto ne andremo a parlare dopo. Partiamo saltando Siamo Serie, che comunque ha fatto un ottimo lavoro con questa prima parte. Andiamo appunto con Papero Gantino, commedia in due atti, Marco Gervasio come unico interprete. Ci troviamo nella Roma di poco prima di metà 800, in mezzo alle strade dei sobborghi, non dice il quartiere. Ma possiamo capire essere un quartiere popolare, in quanto Papero Gantino, questo sfaccendato papero, è braccato dai creditori. E Paperino, anzi, Papero Gantino in questo caso è più che corretto usare il suo nome d'arte. Si destreggia tra gendarmi, debiti e qualunque altra cosa, fino ad arrivare a questo tizio Ercipolla, questo papero gigantesco che viene fatto vedere poco dopo, infatti, che non si chiama così perché puzza, ma perché se ti prende, te fa piagne. Questa cosa del dialetto, ragazzi, a voi amici che seguite da Roma e zone limitrofe, vi strapperà un sorriso, ma anche agli altri. È veramente inusuale vedere dei personaggi usare un dialetto così pur parlé. A me ha fatto molto molto ridere perché è un'ambientazione che stacca tantissimo da quella normale. Certo, Paperino è un personaggio molto divertente, esuberante, anche un po' cialtrone, ma in questo caso viene esasperato e nel ruolo di Rugantino ci calza a pennello. Avrei visto meglio Gastone, ma a conti fatti, la scelta è stata corretta. Risponde sempre per le rime e non lascia mai all'altro l'ultima parola. Vi dico due parole sulla trama, ma il resto lo lascio tranquillamente a voi. Gastone e Papero Gantino vengono convocati dallo zio Paperone per decidere sull'eredità. Entrambi pensano che Paperone voglia, perché appunto Paperone indice una sfida a chi gli porterà quello che ambisce di più al mondo, e entrambi pensano a un oggetto, un bastone, che era stato preso a un'asta dal suo acerrimo rivale, il Marchese de Rocardac, appunto. E da lì partirà questa sequela pazzesca di idiozie, in cui prima Papero Gantino si travestirà da veggente, cercherà di far credere al marchese che il bastone è maledetto, con Papero che lancia un vaso, insomma, lo butterà in mezzo al Tevere, gli metterà una ringa dentro la tasca. E cose veramente fantastiche. Rugantino era, da quello che ricordo, almeno perché non l'ho vista tutta, però un pochino me ne ricordo, è sempre stata una commedia molto grezza, ecco, con del buon umorismo, un po' più cruda, perché la versione originale è senza dubbio più cruda, però, perché insomma, c'è di mezzo anche un boia, per dire, però, ci sono dei pezzi interessanti, ecco, anche trasposti al canone disneyano, ecco.
Due atti, dicevo, prima parte in cui si scoprirà che in realtà non è il bastone ciò che cercava Paperone, ma è qualcos'altro, cioè la voglia di arricchirsi, ha bisogno di arricchirsi ancora di più, e così Paperino, anzi Paperogantino, sviluppa un'altra incredibile ideona, che è quella di realizzare un falso affare con Brigitta, appunto. Una storia davvero audace, molto coraggiosa, quella di far parlare Romanaccio ai paperi, l'ho trovata geniale. E anche le battute finali con, spoiler che non è uno spoiler, Paperogantino in carcere, lui non demorderà e continuerà a farsi beffe di tutti e di tutto. Dagli Eruganti, Marco Gervasio, Romano de Roma, ci porta a spasso nella città eterna grazie alla cover variant che già avevamo visto nel numero, anzi no, scherzavo, era stata fatta vedere nell'anteprima dello scorso, ma il topo è saltato. Qui trovate l'intervista a Gervasio dove racconta la sua ispirazione al Rugantino e come ha deciso i personaggi e tanti tanti bozzetti di design. Molto molto carino, questa storia la trovo veramente pittoresca a dir poco, ma d'un creativo che fa spavento. Complimenti a Gervasio, idea fantastica. Non so di chi fosse l'idea, però Gervasio l'ha realizzata benissimo. Andiamo avanti. Carlo Panaro e Valerio Held ci portano nella con questa partita a basket che avrà un collegamento solamente alla fine della storia. Infatti, non avevo capito benissimo il collegamento fino alla fine. Paperino è un fattorino di pizze in una pizzeria da Joe, appunto, nella pizzeria da Joe, e a bordo del suo fido, più o meno, scooter fa delle consegne a razzo, praticamente. Durante una normale giornata di consegne, però, la sua più grande amica, la sua amaca, in questo caso, che tiene dentro alla pizzeria tra una pausa e l'altra, viene avvistata, adocchiata da questo lusco figuro, un papero, evidentemente un ladro, che vuole prenderla e rubargliela da casa. Segue Paperino e riesce nel suo intento. Dove andrà con l'amaca? Divertitevi voi a scoprirlo. Buona storia, comunque carina, e anche se non ho capito benissimo perché il collegamento iniziale con la partita di basket, cioè alla fine lo spiegano ovviamente, però non lo so, c'entra col fatto che l'amaca gli è stata regalata da Paperina, quello è il grande segreto, ecco. Però non lo so, forse questa storia funzionava benissimo anche senza, ecco, il discorso è quello. Comunque, arriva Super Pippo, ha una super rivista, un super udito, ha una super rivista, un super udito e una scorta di super noccioline nel cappello. Questa bella presentazione di Super Pippo è anche costellata di numerose, anzi tre, storie a lui dedicate, oltre a tutto quello che si può voler sapere riguardo a Pippo e Super Pippo soprattutto. Andiamo, mi si è letto il romano. Andiamo avanti con altre pagine di approfondimento, il traguardo del Panitura Milano che ormai sta arrivando verso la fine, ma soprattutto la soluzione al mistero di quale stiamo parlando. Andatevi a recuperare le 4 settimane precedenti. Gli Evaporati, ricomparso, quinto e ultimo episodio. In realtà no. Bruno N. e Davide Cesarello ci accompagnano anche qui nel finale, dove, appunto, andando verso la conclusione, si girano le carte, si gioca a carte scoperte. Topolino è ripiombato nella realtà, a quanto pare stordito in mezzo alla nebbia, e finisce per collassare nuovamente. Nel mentre, nel compound, Minnie, Clarabella, Orazio e Manetta sono ancora abbastanza tristi, nonostante Minnie cerchi comunque di rincuorare Manetta dopo aver scoperto il suo tradimento, come visto nella puntata precedente. Lo dico perché se la fosse persa, Manetta era stato assoldato da Gamba di Legno quando era privo di memoria per utilizzarlo come pedina per entrare nel compound e togliersi Topolino dai piedi, praticamente. O una cosa del genere, potrei sbagliarmi. Comunque era stato utilizzato da Manetta come braccio destro e come infiltrato soprattutto. Macchia Nera e Gamba di Legno stanno continuando a meditare la loro avanzata verso il compound, eccetera. E
insomma, trovare il modo migliore per mettere le proprie mani sul mondo vuoto, che dice Camaldeligno, trasformare questo mondo vuoto in un mondo nuovo. Tuttavia, andando a vedere avanti nelle pagine, Topolino si risveglia proprio grazie a Manetta, perché era appunto svenuto nell'isola misteriosa nell'anno scorso, quando Topolino era partito subito dopo la scomparsa di Minnie per capire il motivo di questa nebbia, e dopo aver toccato questo misterioso marchingegno era comparso in quello che sembra a tutti gli effetti l'universo di Quantumania di Ant-Man. Il fatto che questa storia è stata scritta molto tempo fa, perché di solito le storie del topo vengono scritte 6 mesi prima della pubblicazione, o meglio, questo è quello che ricordo dalle interviste fatte con gli autori. Il nostro topo viene accolto da Basettoni, che è intero, così come Roxassi, Petulia, insomma, anche Trudy. Sembrano stare tutti bene, ma sono isolati lì. E Atomino svelerà il mistero, perché anche lui è rinchiuso qui dentro. Parte spoiler, è il finale, quindi questo è abbastanza enorme, fino alla fine del topo, praticamente, dopo torneremo all'inizio, quindi siete avvisati. Si torna a Topolinia con i piani di Macchia Nera e Gambadilegno, che scoprono che ormai Topolino è ricomparso, ma Manetta ritrova Topolino, e nel mentre c'è questa continua e forse un po' frastornante sequenza di flashback e ritorni al presente, che spiegano un po' tutta la trama. Atomino ha partecipato insieme al professor Enigma alla creazione di un teletrasporto. Solo che nel mentre il teletrasporto è esploso, è un teletrasporto quantistico, è esploso e purtroppo Atomino ci è finito in mezzo. Ciò ha creato un varco per una nuova ennesima dimensione, la dimensione quantica praticamente. E anche qui, per quanto Atomino sia un atomo stesso, un atomo ingigantito, comunque un essere legato agli atomi, come si può vedere dai loro elettroni, la zona rende quasi ingestibile la sua esistenza, tant'è che deve costantemente utilizzare il suo flusso mesontico per rimanere ancorato lì. Topolino viene toccato, anzi viene soffiato da Atomino, che gli spiega un po' tutto quello che è accaduto e gli dà soprattutto una mappa per tornare da Enigma e farli uscire di lì, prima o poi. C'è un bellissimo momento di risveglio per Topolino, che può riabbracciare Tip Tap e soprattutto Minnie in una scena molto sdolcinata, ma ci sta, che viene debitamente censurata da Tip e Tap. Sarà stato un bacio molto sentito, però mi è piaciuto questo ritratto, ecco. Per poi lasciare spazio a un sunto, così un'ellissi, l'ellissi è la forma geometrica. Sto cercando il nome della tecnica narrativa per skippare avanti nel tempo. Purtroppo non mi viene in mente in questo momento. Non è un'eclissi, non è un'ellissi, mi verrà in mente, poco importa. Fatto sta che la storia non si conclude qui, perché ci dicono che prossimamente ci sarà Gli Evaporati parte 2. Quindi del finale vero ne parleremo tra un anno o qualcosa del genere. Comunque lo staremo a scoprire. Per adesso, finale deboluccio, come ho detto, perché citano la forza dell'amicizia, appunto il ritorno di Topolino, bla bla bla. Mi è piaciuto che abbiano chiuso un po' di trame, perché con una seconda stagione in prospettiva era facile lasciare tutto aperto per mesi e mesi. Invece hanno chiuso abbastanza cose e questo mi ha lasciato soddisfatto. Essendo andato a vedere quell'opera, quella minuscola di Ant-Man e Quantumania, non mi ha dato tutto questo effetto wow vedere l'ambientazione, perché non mi era nuova, ecco. Però diciamo che non è malvagissimo, perché comunque l'ambientazione regge, la trama regge, c'è ancora un sacco di cose, ci sono ancora un sacco di cose da risolvere, i nemici sono a piede libero, quindi leggerò con molto entusiasmo e curiosità la prossima stagione. Però poteva essere chiusa meglio. Mi sarebbe piaciuto magari scoprire che c'era un legame maggiore tra il portale e
E Topolino, visto che è stato costruito apposta per farcelo entrare, e tutta questa storia dei viaggi nel tempo, dell'anno che deve passare per far sì che Topolino si ricordi, insomma, c'è tanta carne al fuoco, ma penso che ne vedremo di più in un prossimo futuro. Siamo serie stagione 2, adesso andiamo alla storia di Sergio Badino e Silvia Zicche. Allora, reggetevi, già da queste prime pagine c'è da tenersi forte alla sedia o ben sdraiati a letto. Episodio 1, una papera in giallo. La storia si apre con l'intero cast, praticamente, anzi l'intera troupe di gestione della serie, che stanno guardando una puntata, l'ultima puntata di una stagione con dei vichinghi. Questo vichingo entra dentro a una baita e trova il trono, trova un trono che dice di essere suo. Questo vichingo si precipita senza badare ai consigli dell'amico e viene sbalzato fuori da questa casa. Il consigliere dice: io ho cercato di dirvelo, è un modello in tessuto elasticizzato, ma sta? E è volato fuori. E direte: ma cosa c'entra, cosa ho appena letto? Ebbene, questa serie si chiama Il trono di Spandex. Sì, ho riso come un cretino leggendo questa cosa. Allora, il gioco di parole con il trono di spade. Abbastanza geniale, devo ammettere. È una di quelle freddure alla Legolize per chi frequenta gli ambienti di Instagram. E de devo ammettere che sono rimasto sul letto a ridere per un pochino. Tutta questa prima parte è un grossissimo incipit, è un grosso anticipo di quello che vedremo nel resto della storia, ossia un'inguaribile comica. Non tragicomica, ma proprio una genuina comica di gente che deve fare un lavoro e non sa da che parte iniziare e finisce per svirgolare in cliché e tanti, tanti errori di qualunque tipo, frutto di un, di idee povere, soprattutto di un po' di sana idiozia, ecco. Viene proiettata anche un pezzo di Tanto Ebi, la famosissima soap di Paperone, con il gruppo che è intento a prendere il tè in una casa piena di spifferi, anzi in realtà in uno spiffero dentro una casa perché non hanno le pareti, e insomma l'incipit un po' qua si chiude. La trama, come potete già intuire, non è nient'altro che la seconda stagione di Siamo Serie, Paperone commissiona Paperina, Chiquita, Brigitta, no Brigitta forse non c'era, e tutto il resto delle ragazze, una nuova stagione di Siamo Serie, e decidono, visto che c'è tanto su cui lavorare, nel frattempo Paperoga capisce male l'idea di Paperina. L'idea di Paperina, appunto, è quella di realizzare quattro piloti, quattro episodi pilota, e ovviamente, visto che Paperina dice: gi e se girassimo quattro piloti, Paperoga ribatte: fammi capire, vuoi andare in aeroporto, salire sugli aerei e chiedere ai piloti? E Paperina lo zittisce, per fortuna. E vabbè, lo sponsor di Cacio Cavillo. Ci sono così tanti spunti comici che non so da dove iniziare a parlarvene. È una storia che mi ha fatto tanto ridere, ancora di più quando è arrivato Bogarto a caso, perché tra le opzioni c'era appunto anche il giallo, ovviamente avevano bisogno di un investigatore, e chi meglio di un Perio Bogarto? No? Chiunque in realtà. Anche Topolino, Pippo e Paperino dell'epoca bella erano meglio di Bogarto, però Bogarto sia. In questa prima puntata gireranno il giallo con l'aiuto di Bogarto che gli fungerà da ideazione. Tra l'altro, occhio, assolutamente attenzione ai giochi di parole con i nomi. Per esempio, qua Bogarto cita un certo Ettore Poirot, che è chiaramente Hercule Poirot, l'investigatore, ma in questa veste l'hanno trasformato in un investigatore grezzone che si pulisce sulle maniche e fa indagini su chi ha spezzato gli spaghetti prima di bollirli. È tutto meraviglioso. Oppure ancora, Sherman Hopes, beh, questo è un po' più immediato, è una citazione a Sherlock Holmes. Ce n'era un altro che mi ha fatto piegare in due del ridere, era da queste parti, adesso devo trovarvelo assolutamente. Ha citato Agatha Christie, ma l'ha detto in una maniera veramente comica. Devo riuscire a ritrovarlo, ragazzi, davvero. Un attimo. Cataclismi. Questa è ovviamente la protagonista dei suoi romanzi, è Miss Fletcher, invece della signora Fletcher. Ragazzi, ve lo giuro, non vi voglio dire altro perché questa prima puntata è
una grossissima comica. Io ho fatto fatica a contenere le risate, ve lo giuro. E Sergio Badino ha fatto un lavoro pazzesco con nomi e scene comiche, davvero un plauso assoluto. E Silvia Zicche con l'espressione dei personaggi, una maestra indiscussa. Il tutto in un'introduzione leggera che però fa anche capire quanta in realtà intenzione ci sia di fare un buon prodotto, perché interviene anche Battista durante la storia dicendogli che è tutto molto banale, scontato e che c'è bisogno di qualcosa di più, e alla fine interverrà un altro personaggio nelle veci di regista, anzi viene annunciato che nella prossima puntata vedremo un nuovo regista alla salda guida di questa storia. La prima puntata, il pilota dei piloti in questo caso, mi ha convinto a pieno e per essere una storia comica non ha un difetto, davvero. Ah, sì, finisce. E l'ho trovata veramente perfetta, piena di comica, non si prende mai veramente sul serio, ma è leggera e non è quel comico frivolo e elementare da bambini che leggevo tempo fa, magari in qualche storia un po' più piccolina, un po' secondaria. Questa è tanta roba, ve la consiglio assolutamente. Storia migliore a mani bassissime, ovviamente. Non per demeriti altrui, ma per meriti di Silvia Zicche e dello sceneggiatore che hanno fatto, e di Badino, che hanno fatto un lavoro superbo. Andiamo al prossimo numero con questo 9, 9 e mezzo su 10 per quanto mi riguarda, davvero fantastico. Se state guardando, cari amici, autori, avete fatto un capolavoro, spero che si mantenga. A questo proposito, Topolino e l'ipotetico doppio scherzo, che è il ritorno del famigerato doppio scherzo, che è un nemico ricorrente di Topolino, ideato da Casti. Siamo serie stagione 2, una spia nel fianco. Iniziamo benissimo. Sergio Badino e Silvia Zicche, anche qui, 2 di 4. Cornelius, lo stato senza mappa, 1 di 2, Alex Bertani, Alessandro Sisti e Simona Capovilla. Parte 1 e parte 2, infine Re dei pasticci, la parenza inganna. Troveremo l'arte raccontata da Topolino nel prossimo numero, con l'intervista a Jacopo Veneziani, storico dell'arte che firma la prefazione del volume. Bene così, ragazzi, questo è il topo. Diamo un velocissimo sguardo alla statuetta. Eccola qui, la vedo per la prima volta insieme a voi. La classica statuetta full oro pacchiano che abbiamo visto anche nelle scorse uscite. Ma buoni dettagli, anche se l'espressione di Pippo è meh, se posso dire. Aspetta, che c'ho un moscerino. L'espressione di Pippo è meh, ben poco eroica e molto più stralunata. Ma per il resto non ci trovo dei grossissimi difetti. È molto semplice, diciamo che forse per 3 euro me la sarei risparmiata, però l'ho presa più che altro perché il personaggio di Super Pippo è l'eroe più scalzonato che possa esistere. Carina, ma se devo dire la mia, forse comprerei il topo senza. Anzi, se dovessi spendere dei soldi in più per questo topo, forse mi prenderei la variant di Rugantino, che era decisamente più carina e un po' più caratteristica. Mentre questa statuetta, se uno non è un collezionista, perché mi sembra superfluo dire che chi è collezionista l'avrà già presa, probabilmente, mentre per chi non è collezionista e più un compratore casual, vi assicuro che questa statuetta non è imperdibile. Anzi, carina, ma nulla di più. Bene, grazie per aver seguito il video fino a questo punto. Vi raccomando l'update di domenica. Per il resto vi ricordo ogni giovedì dopo della settimana, la domenica ogni 2 settimane circa il fumetto update, e per il resto vi auguro una buona giornata o una buona serata.